Put your hands into the water. Let your mouth go sick and dry. Put your life into your death now. Let them see till you die. Buongiorno amici e bentornati sul mio canale. Periodo ricchissimo di uscite discografiche. Oggi è il turno degli Slipknot, che ci hanno sorpreso questa notte con un nuovo singolo che sarà presente nell'album in uscita a fine settembre per Roadrunner Records dal titolo The End So Far. La canzone, il singolo in questione, si chiama The Dying Song e quella che avete vista prima probabilmente potrebbe essere la faccia che ha fatto un fan storico degli Slipknot ad ascoltare quella canzone. Ma andiamo a sentire perché. Questa S lampeggiante in questa maniera già desta dei sospetti. Tipo sala da ballo. Put your hands into the water. Let your mouth go sick and dry. Put your life into. A parte le armonie vocali, sentite sotto. Qui è il sound da Slipknot, un po' più pulito, un po' più chiaro e comprensibile. Qui stiamo iniziando ad addentrarci verso situazioni più pulite a livello vocale. Ritornello quasi pop. Un balzo totale dalla strofa. Fa un po' strano sentire una cosa così in un brano degli Slipknot. Anche il video è molto particolare. Questa sala piena di specchi. Sono stranissimi questi interludi per una band come loro. Se non ci fossero gli Slipknot qui in questo video, potrebbe tranquillamente essere preso come background di una star del pop la parte video. Non ho ancora capito se mi piace o se mi fa cagare. Che belle maschere, che belle maschere. E il pezzo si chiude in questa maniera con una piccola outro, così come si era aperto. Il cerchio si chiude. Allora, non ho ancora capito se questa canzone mi fa cagare o se mi piace tantissimo. E questa è una cosa abbastanza inquietante, perché allora, sono gli Slipknot e si sente che sono gli Slipknot. Nel complesso i suoni sono più distinguibili secondo me. Quindi hanno fatto un lavoro di pulizia in quel senso, di precisione a livello di sound, un po' meno marcio rispetto ai vecchi Slipknot. E ci sta. C'è questo contrasto fortissimo tra le strofe e i ritornelli, dove il ritornello effettivamente sembra una canzone pop, e non lo so, me la devo fare entrare, devo ascoltarla un po' di volte, ma probabilmente mi piacerà perché io non sono un fan sfegatato degli Slipknot più marci, quindi amo anche le cose un po' più melodiche, probabilmente riuscirò a godermela di più. Però non lo so, vediamo, lasciamo spazio a voi fan, ditemi che cosa ne pensate. Se vi è piaciuto questo video magari mettete anche un bel like, potete iscrivervi al canale così rimanete sempre attenti su tutte le mie prossime uscite. Buona ascolto, aspettiamo questo nuovo lavoro degli Slipknot in previsione per il 30 settembre a Roadrunner Records. Stay rock!
Woo!